Allora, siamo qui per fare il test video della lente Olga. Come state vedendo in questo momento, il test video viene fatto direttamente dalla nostra reflex. E risulta un secondo sfocata la lente, non riesco neanche a mettere a fuoco perché ovviamente essendo in manuale non permette la messa a fuoco, però possiamo vedere come le immagini vengono acquisite in maniera diretta. Il nostro sistema risulta come fuoco spot infinito, cioè praticamente non sa la messa a fuoco neanche lui perché non sa l'obiettivo con cui stiamo utilizzando. Però le immagini, come vedete, sono praticamente così. Ovviamente ci vuole anche un po' di guadagno d'immagine, però come vedete c'è molto disturbo, soprattutto rumori sul video, e quindi dobbiamo per forza diminuire. Però l'effetto che si crea con questa Olga sono tipo le vecchie Polaroid, per farvi capire, gli 8 mm di una volta. Infatti anche solo l'effetto della luce o altro crea questo tipo di, appunto, come vedete, effetti visivi che sono veramente carini, però vanno un secondo anche a disturbare sul nostro processore. La cosa che vi consiglio è di non puntare direttamente, come ho fatto io, sulla luce del sole, perché potreste rovinare il vostro cioè il vostro corpo macchina. Perché questo? Perché praticamente la nostra macchina è direttamente esposta alla luce solare e non con filtri UV o altro. E potrebbe andare a finire, come ad esempio nei video come in discoteca o roba del genere, che vengono sparati anche dei laser all'interno del nostro video, del nostro processore video, e si rovini appunto le immagini. Comunque, questo era il test video della Computer Museo riguardante appunto la lente Olga. Nel prossimo video che farò saranno più un test fotografico completo riguardante questa lente. Quindi ci vediamo alla prossima puntata.